Signore e signori e tutti voi all'ascolto, buongiorno! Oggi che giorno è? Oggi cos'è? 3 luglio. Il 3 di luglio. Adesso? E siamo a Porretta Terme, alla Berzantina. No, siamo a esattamente. Di a Castel di Casio. Castel di Casio. Ah, abbiamo cambiato parte della ferrovia. Ok, allora Porretta Terme è di là, dall'altra parte della ferrovia. Qui è Castel di Casio. Ok, bisogna essere precisi. E siamo qui per una camminata. Iscrizione fatta, 2,50 euro come al solito. E tra un po' si parte. Non mi sembra che ci sia tantissima gente. E partiamo. Panchina con vista su Meta al Castello. Vabbè. Si sale. Caldo? Eh sì, era la salita che era un po' difficile. E ma anche perché è un caldo che effettivamente, considerando che sono solo le 9:10, 9:15, insomma, è prestino. Fa caldo, sì. E qui abbiamo il ristoro con le bottigliette d'acqua. Dopo questa sudata dobbiamo recuperare un po' di sali minerali e li prendiamo dai biscotti. I biscotti sono pieni di sali minerali. Certo, non lo sapevi? No, non lo so. No, sì, sicuramente. Mucche! Si guardano i E siamo al bivio tra la lunga di 12, l'alternativa di 8, che quindi torna già giù, tra la lunga va su. Andiamo su? Sì, dai. Dai, proviamo. Dai. Ma più che altro è il sole che preoccupa. Ma sì, dai. Qui tira parecchio. Sono dei muri. Questi, vedi, sono muri, mica quelli fatti di polistirolo che fanno adesso. Qua su, là dietro, altro ristoro, sempre con bottigliette d'acqua. Ma vabbè, insomma, ce l'abbiamo, quindi stiamo a prenderla. Bevi? È bellissimo.
Bene, allora, giù di qua. Giù di qua, sì. Ok, tutto disteso ora. Perfetto, salve. Discesa. Ah beh sì, dobbiamo andare giù, eh. Siamo al 9° chilometro. Non te la vuoi fare merendina? Sì, ma io ho salato però, non dolce. Ah, vuoi taralli? Allora, le schiacciatine, non ci sono le schiacciatine? Non credo, ci guardo. I taralli sono sicura, ma le schiacciatine non lo so. No, le schiacciatine non ce le ho, però c'è i tarallini. Castel di Casi è dove fanno gli orologi, vero? Sì, certo. E siamo arrivati. Vi metto le statistiche di Komotin 3, 2, 1. Partecipazione, bottiglietta d'acqua, sapone alla lavanda, tortino di porretta perché in fondo il paesello di là è porretta e crostatina. In più c'è anche il premio a estrazione. Io ho vinto questo coso che ci si mette dentro la roba, immagino può essere utile tipo beauty case quando andiamo in montagna. Te hai vinto una crema che non ci vuol far vedere. No, è che sta... E il nostro presidente galattico si è vinto la boccia di vino, hai capito? E passiamo alla recensione della camminata. Allora, il percorso è stato molto molto bello, un po' faticoso perché fondamentalmente poi è un caldo che un po' si scoppia, però insomma si andava su, il panorama molto molto bello, merita tanto. Parecchio su asfalto però, e questo un pochino i piedini poverini, vabbè. Piaceva questo sull'asfalto perché almeno c'era più aria fuori dal bosco. Beh, a me piace di più il bosco. E, anche segnalato bene, c'erano le frecce segnate, disegnate per terra, c'erano anche degli omini agli incroci, insomma, che indicavano dove andare. Frecce tante e belle grandi, e quindi insomma si vedevano chiaramente. Il premio, beh, direi che insomma buono, cioè estrazione, cose così. Lei mostri la crema che le hanno dato. Ancora, vedi che sono impacciato. È impacciato, quindi vediamo che crema è. Allora, intanto non è una crema, ma è uno stick per le labbra. Vedo che sai perfettamente che cosa ti danno in mano. Comunque sì, è un coso per le labbra con protezione solare e tutto quanto che ti fa belle le labbra. Labbra da baciare. Bene, da Porretta Terme, Castel di Casio, Berzantina, insomma, perché qui sono tutti i due comuni sono praticamente attaccati uno con l'altro. Però questa zona qui è Berzantina. È tutto. Peccato che sì, non ci sia stata una grossa partecipazione, diciamo, non c'era moltissima gente. Merita, quindi gente, veniteci il prossimo anno, ok? Ciao ciao! Ciao!